Signora Elsa, Sì, buongiorno. chi è lei? Mi vede? La sto chiamando con il video, signora Elsa. Ok, Sì, ora la sto vedendo. Mi dica chi è lei? io mi chiamo Rodica, so che lei non mi conosce e so che Intanto, oggi è il suo compleanno. grazie. Prego, e io la chiamo per farle tanti auguri da parte di una persona molto importante, da parte di una persona che la rispetta e che le vuole molto bene. Posso sapere chi è? Lo capirà subito perché io ho scritto una poesia per lei e da questa poesia capirà da parte di chi è il messaggio di auguri, va bene? È una cosa molto bella, glielo prometto dall'inizio. Prima di... Però io vorrei sapere chi è. Ok, di solito lo faccio capire alle persone dalla poesia, però glielo dico subito, è da parte dell'amica sua Elena. Ok? Signora Elsa, mi sente? È da parte dell'amica sua Elena. Chi me la manda? L'amica sua Elena. Mi sente? Pronto? Signora Elsa? La mia amica Elena? Sì? Sì? Da parte di chi, Susi? Dalla mia amica? Chi è questa? Dalla parte della sua amica Elena, Moldava. Ah, Ok? capisci. Prima di dedicargli la poesia. Le voglio dire che io registro questo momento, lo conserverà come ricordo. E le voglio dire tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri signora Elsa, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, signora Elsa, tanti auguri a te. Tantissimi Grazie mille. auguri, signora Elsa, grazie a lei per avermi risposto e per... Vabbè, di solito io rispondo di solito. E la invito Però. di ascoltare la poesia che ho scritto con molto piacere per lei. Un secondino solo che abbasso la base. Auguri intanto anche da parte mia. Grazie mille. Adoro il mare, d'estate ed inverno, perché nelle sue onde raccolgo i miei pensieri. Il mare è come la vita, a volte calmo, a volte mosso. E con il suo rumore accompagna il nostro percorso. Ci sono momenti quando il mare sembra meno agitato. Ti guardi intorno ed è tutto cambiato. Ti accorgi che basta solo un istante per immortalare un vero quadro d'estate. Ci siamo conosciute per caso 5 anni fa, quando sono venuta a Come? lavorare con la signora Ornelia. Ricordo ancora che sono rimasta stupita del calore con quale mi avete accolta. Ho vissuto le Ma io emozioni. il suo viso. Scusi, il suo viso non me lo ricordo, eh? Il suo viso non me lo ricordo. No, a me non mi conosce, signora. Io scrivo poesie per le persone. La signora Elena si è rivolta a me per scrivere questa poesia, con dedica speciale per lei. Ok? Quando sono venuta a lavorare con la signora Ornelia, ricordo ancora che sono rimasta stupita del calore con il quale mi avete accolta. Ho vissuto emozioni difficili da spiegare. Mi è sembrato un esame da non superare. Voi subito di me vi siete fidati e le porte di casa mi avete aperto. Per i momenti di difficoltà, quando mi avete aiutata, per il sostegno morale in tutto, vi sono grata.
per avermi trattata come una di famiglia. Perché grazie a voi la mia vita è migliorata. Per te, signora Elsa, ho un rispetto a parte. Come una mamma di me ti ho visto preoccuparti. Attenta e affettuosa in ogni piccola carezza. Per questo oggi, in occasione del tuo compleanno, in poesia ho deciso di ringraziarti. Ho preparato per te un dono speciale, perché per me sei una donna da ammirare. Una brava mamma per Alessio e Gabriele, che ti hanno fatto diventare ormai anche nonna. Ti auguro di rimanere così come sei. Calda pioggia di dolcezza. Il tuo sguardo sincero, quando lo vedo, nel profondo del cuore mi accarezza. Ridi e non smettere mai di amare. Fai sì che la musica della tua anima non finisca mai di suonare. Vicino al signor Antonio, salute e giorni sereni. E non dimenticarti mai che ti voglio tanto bene. Tantissimi auguri, signora Elsa. Mi ha fatto commuovere. L'ho visto. Inizialmente non riuscivo a capire, diciamo, il messaggio, però ho capito che sono riuscita a toccare il suo cuoricino. Tanti auguri. Questo messaggio viene da parte dell'amica sua, Elena, che gli è molto grata per il suo cuore buono, per la persona speciale che lei è. Grazie mille. Prego, gli vuole dire qualcosa? Vedrà la registrazione l'amica Elena. Gli vuole trasmettere qualcosa, la vuole ringraziare per avergli fatto questo regalo. Certo che la voglio ringraziare. La voglio ringraziare. Poi la chiamerò Elena. Io spero che queste lacrimucce sono di emozioni belle, giusto? Sì, sì, sicuramente. Sono molto contenta che sono riuscita a farla emozionare, anche se non mi conosci, signora Elsa. Grazie mille. Prego. E per non lasciarla proprio così, la voglio lasciare con il sorriso sulle labbra. Le voglio cantare una canzoncina che lei sicuramente sa. E anzi, che la invito a cantarla insieme a me, se le fa piacere. Tantissimi auguri, signora Elsa. E tanta felicità. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Felicità, felicità. Felicità. E restare vicini come i bambini, la felicità. E un cuscino di piume, l'acqua del fiume, la felicità. E una pioggia distante che scende e che viene, la felicità. Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarsi un biglietto dietro il cassetto, la felicità. E lasciare innocenti accanto alla gente, la felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Come un pensiero che sa di felicità. Auguri, signora Elsa! Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, con un sorriso che sa di felicità. Tantissimi auguri di vero cuore, signora Elsa. Felicità. E una spiaggia di notte, l'onda che parte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità. Felicità. E una telefonata non aspettata, la mia telefonata, signora Elsa. Grazie mille.
Tantissimi auguri. La ringrazio di avermi risposto e le manderò questa registrazione che la conserverà come ricordo di questo bel regalo da parte di Elena. Va bene? Come faccio a dirla? Io lo mando un WhatsApp. Ok? Grazie mille. Prego. Tantissimi auguri. Un bacio anche a lei. Un bacio a lei. Grazie. Grazie e tanti auguri. Voglio ancora molto bene. Ne sono certa, anche se la signora Ornella non c'è più. È giusto? Vero. Tantissimi auguri e che la vita gli sorrida sempre, signora Elsa. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao.